Grazie. Ringrazio innanzitutto il sindaco per la comunicazione che ha fatto sui vari argomenti che ha trattato, in particolare sulla questione dell'acquisto del Museo Ginori. Ovviamente ringrazio perché rappresenta, a mio avviso, giustamente un po' l'impostazione che noi tutti abbiamo sempre cercato di dare anche nelle discussioni in consiglio. Noi avevamo già preparato una comunicazione sull'argomento, pensando che ovviamente anche il sindaco avrebbe fatta, quindi la riprenderò anch'io questo argomento, riconoscendo però appunto alla Giunta e al sindaco riconoscendomi poi nelle parole che il sindaco ha detto. Il Ministero ha acquisito la proprietà del Museo Ginori e ovviamente l'abbiamo detto è un atto importante. Lo Stato, la collettività diventano proprietari di un bene comune. Il museo infatti rappresenta un vero patrimonio di storia e di cultura, di vita di un'intera popolazione, di ogni cittadino di Sesto, del passato e del futuro. Ogni sestese, ogni abitante di quest'area è parte e proprietario di questo patrimonio, perché è frutto dell'intelligenza, del genio, del lavoro di tanti cittadini sestesi nel corso dei secoli. E siccome sappiamo che il museo e la manifattura non sono entità complementari, non devono avere destini diversi. Auspichiamo quindi che questa acquisizione aiuti a risolvere positivamente anche le sorti della fabbrica attuale e dunque dei lavoratori che in essa operano. Lavoratori stanno subendo in questi mesi sacrifici grandi e sono passati anche atti dimostrativi che poi ancora altri sacrifici richiedono. Come sempre va a loro la nostra solidarietà. La fabbrica di Sesto può e deve svilupparsi. Io credo che il governo, che ha già fatto un atto positivo, mantenendo l'impegno dell'acquisizione del museo ha un altro impegno, un altro compito importante, cioè quello di costringere le parti ad accordarsi per il passaggio di proprietà dei terreni. Altrimenti anche l'atto importante di acquisto del museo perde oggettivamente consistenza. Adesso sta al Comune svolgere un ruolo fondamentale. È importante che il sindaco l'abbia già detto nel suo intervento, lavorare per l'accordo di valorizzazione fra gli enti pubblici coinvolti. C'è da pensare alla gestione e all'uso del museo integrato con tutta l'offerta culturale del nostro territorio. Il Comune deve mantenere l'impegno a suo tempo preso per la creazione di una fondazione di partecipazione. Su questo ci sono stati approfondimenti e proposte negli anni passati. Fondamentale è innanzitutto ritirare le fila per riunire la rete di associazioni sul territorio che dovrebbe rappresentare il fulcro della futura fondazione. Forse sarà opportuno ampliare anche questa rete, sapendo che tante sono le associazioni che possono dare una mano e soprattutto senza preclusioni. Io credo che non possiamo permetterci in questa fase, su questo argomento, l'esclusione di nessuno. Sappiamo che tutto ciò avrà successo se questo museo sarà sentito come proprio da tutta la popolazione di Sesto e dell'area. E questo elemento, questa affermazione, porta ad affrontare il tema più generale della cultura, la politica culturale nel suo complesso. Oggi abbiamo anche alcune mozioni che entrano nel merito della questione, esprimono quindi un bisogno di confronto sulla gestione della politica culturale del Comune. Noi nella nostra l'abbiamo detto proprio anche alla fine, che avremmo bisogno, avremmo piacere di poter approfondire nel complesso la proposta politica e il progetto di questa amministrazione sulle questioni della cultura. È vero, noi ci fidiamo molto, sinceramente ci fidiamo del professor Montanari, che per noi è garanzia di scelte che noi condividiamo. Ciò però non esclude, anzi avvalora ancora di più, l'esigenza di vagliare le linee e gli impegni di questa amministrazione sui temi della cultura e dello sviluppo. E farlo qui in Consiglio Comunale, forte del ruolo che il Consiglio Comunale ha, come ben sappiamo, del ruolo di indirizzo e di controllo. Del resto, la proposta culturale è intrecciata con l'idea stessa di assetto delle città e le scelte sulla cultura incrociano oggettivamente le idee sullo sviluppo e sul riassetto del recupero e delle funzioni di parti fondamentali della città.
A tal proposito, un'annotazione. Il Consiglio del 23 maggio scorso fu discussa un'interrogazione del consigliere Salvadori del gruppo Per Sesto sulla situazione dell'immobile dell'ex sala consigliare spazio esterno. Il vice sindaco Sforzi parlò di consapevolezza del problema, di conoscenza dei progetti, di interesse della proprietà di Unicoop. Sappiamo da chi abita e da chi lavora in quella zona che il degrado dell'area è ulteriormente aumentato. Significa degrado in pieno centro della città. Crediamo che l'urgenza sia sempre più pressante. Il vice sindaco disse, Unicoop ci ha assicurato che verrà reso fruibile al più presto, ci rassicura sia nelle scelte di una delle idee che sono state proposte, sia di ulteriori idee che Unicoop potrà avere, citato il vice sindaco. Ci permettiamo di ricordare all'amministrazione questo impegno e vedo dalle cenni della testa che la situazione è sotto controllo e che ci verrà sottoposto quello che dovremmo fare. Io credo che giustamente il toro vada preso per le corna, sia per questa questione qui, sia per la questione della polisportiva, anch'essa problema che è ormai fermo da molti mesi. C'era stato promesso nel periodo di finire entro marzo e questo non è avvenuto, sia su Palazzo Pretorio, ma di questo ne parleremo dopo, sia della zona della stazione. Abbiamo visto un annuncio, e questo diciamo, poi abbiamo visto anche questo annuncio importante di un accordo sull'area dei Giuseppini e che ne parleremo nel prossimo consiglio. Questo c'era scritto sul comunicato e anche questo credo sia importante, perché anche questo fa parte del centro, fa parte di un'idea di sviluppo della città su cui noi vogliamo confrontarci. Finisco, precari della ricerca, il CNR, le cose che diceva il vice sindaco Sforzi, solo una amara considerazione: paese disgraziato è quello che taglia sulla ricerca, sulla salute, sulla scuola, e questa purtroppo è la situazione del nostro paese. Grazie per la parola, anch'io colgo l'occasione, come dicevo poi nelle comunicazioni poco fa, perché ritengo abbastanza necessario in questa fase una discussione in questo Consiglio sulle prospettive che comunque questa amministrazione vuole dare alle scelte sul piano della politica culturale del territorio. Ripeto, noi sappiamo che il professor Tommaso Montanari è consigliere del sindaco, di lui ci fidiamo abbastanza pienamente, però vorremmo comunque, a maggior ragione, uno scambio, un confronto. Questa potrebbe essere, può essere l'occasione. E può essere l'occasione però se non tiriamo il freno. La sensazione che abbiamo più di una volta in questi dibattiti, in quest'aula, è quella di sentire sempre su ogni punto mettere dei paletti, tirare il freno, cioè dire vogliamo andare avanti, ma vogliamo andare avanti con calma. Io capisco che uno che governa abbia bisogno di tempi, abbia bisogno anche di scelte ponderate, però io credo che anche un'amministrazione nata da un voto di rinnovamento reale abbia anche la possibilità, si possa anche permettere in certi momenti di buttare i cuori oltre l'ostacolo e provare a buttare là delle idee. È chiaro, non certo rischiando di non dare servizi alle persone, so benissimo le difficoltà, so benissimo i problemi finanziari, ne parleremo dopo nell'ordine del giorno, so benissimo le difficoltà economiche che l'amministrazione ha, però anche almeno sul piano progettuale vedere di avere un po' di coraggio maggiore. Noi ci troviamo in una situazione, anche perché il centro di Sesto è in una situazione davvero preoccupante, e lo è non per causa di questa amministrazione ovviamente, ma per scelte che vanno lontano. Io vengo da un periodo, cioè c'è stato un periodo in cui tutto era concentrato nei centri storici, nei centri della città. Io ricordo
che si parlava tanti anni fa di un bisogno di decentramento, recuperare le periferie, recuperare i quartieri periferici a attività, attraverso attività e funzioni, proprio per evitare, diciamo, la desolazione che le periferie potessero avere anche nella nostra realtà, che poi in realtà può essere una periferia fiorentina. E quindi un'idea di decentramento era un'idea positiva, però era un'idea che andava accompagnata a una contemporanea mantenimento di un equilibrio. Invece la sensazione è che questa tendenza alla decentralizzazione, al decentramento di tante funzioni culturali ha portato poi a un impoverimento reale del centro, senza creare però anche un arricchimento delle realtà periferiche. Ora, nella città di Firenze questa è un'operazione che ha avuto obiettivi ben chiari, cioè ha trasformato poi Firenze in una baraccopoli, cioè in un baraccone, una città del divertimento e del turismo, cioè togliendo dal centro le abitazioni, togliendo dal centro tutte le attività comunali, diciamo, no? Tutti gli uffici comunali, gli uffici pubblici, togliendo dal centro il tribunale, ha tolto dal centro tutte le funzioni pubbliche, sociali, ha portato all'espulsione dei cittadini, degli abitanti del centro, e ha creato quella tragedia che ora sta diventando il centro di Firenze. Ecco, ora Sesto non è una città turistica, però questa tendenza a decentrare le varie funzioni ha portato a un impoverimento del centro. Io credo che a Sesto ci sono le condizioni e le possibilità per un recupero di un equilibrio che riporti anche una vitalità nel centro e una vitalità di funzioni nel centro, che riequilibri la situazione di difficoltà, perché noi abbiamo delle grandi cose, l'abbiamo sempre detto, abbiamo il polo scientifico, abbiamo finalmente il museo di Doccia, abbiamo i reperti archeologici, abbiamo molte cose che possiamo valorizzare di più di quanto non l'abbiamo fatto fino ad ora. E allora, ecco, cerchiamo di lasciare un attimo questo freno, di dare un gas non esagerato, ma cerchiamo, ecco, di muoversi in un certo modo. Io credo che le idee che sono venute fuori, allora noi, mi avvio a concludere, abbiamo di fronte il Palazzo Pretorio, ora discutiamo di quello, ma sappiamo che dobbiamo discutere contemporaneamente della polisportiva, del giardino della Lucciola, dei Giuseppini e del centro e della zona della stazione, che è il centro di nostro, che sono zone attualmente degradate, è una parola esagerata, che comunque non siano valorizzate, ecco, non valorizzate, e questo poi può portare poi al degrado. Allora sarebbe interessante, sarebbe opportuno, sarebbe positivo riuscire a buttare là delle idee. Ora, alcune idee sono venute fuori. Si parla di auditorium, parte espositiva, e anche riportare una parte della biblioteca pubblica, una succursale della biblioteca pubblica in centro, anche questo io credo sia importante. Io non metto in discussione la scelta di averla spostata in quella sede, io metto in discussione tutto il progetto che sta intorno lassù in quella situazione, che non è il massimo, parliamoci chiaro, però anche questo non è cosa da imputare all'attuale amministrazione. L'attuale amministrazione però avrebbe un compito anche di riequilibrare questo tipo di rapporto. E allora, ecco, il discorso di riportare in centro una parte, una succursale, un luogo che faccia partecipare anche la biblioteca pubblica, io credo che sia un elemento che non escluderei. Ecco, io mi rendo conto, non faccio proposte precise, però il concorso di idee mi può andare bene, ma per fare un concorso di idee bisogna avere delle idee, cioè bisogna dare degli input, non è che fai un concorso di idee, chiami uno e dice, vi si chiede a tutti che idee avete per questa cosa qui. Io credo che si deve chiedere che idee avete, sapendo che noi vogliamo nel Palazzo Pretorio certe funzioni, alla polisportiva altre funzioni e così via, in maniera tale da riuscire poi a avere da quelli che parteciperanno al concorso una proposta che sia all'interno di un'idea che l'amministrazione ha dello sviluppo. Per questo direi
lasciamo questo freno, vediamo di andarci e soprattutto cerchiamo di concretizzare davvero proposte concrete. Ci sono tante possibilità sul piano culturale a Sesto. Io non ho parlato delle cose che vanno bene, ovviamente, perché il teatro, voglio dire, ci sono tante cose buone sul piano culturale a Sesto che vanno e funzionano, e è ovvio che, ecco, cerchiamo di tirare anche loro nel mezzo, cerchiamo di rivalutare anche la funzione che queste hanno attualmente, se possono dare qualcosa in più anche per uno sviluppo della presenza culturale. Io ricordo che, come sempre, dice sempre Montanari, la cultura è un patrimonio comune di tutti i cittadini, è un patrimonio comune dei cittadini che, a cui spetta per diritto costituzionale. Ecco, io vorrei che noi si riuscisse a dare questo patrimonio davvero in mano a tutti i cittadini. Grazie Percioli. Grazie Presidente. Allora, io riparto da una affermazione del consigliere Guarducci quando dice che nel centro di Sesto non c'è il degrado. Nel centro di Sesto c'è il niente, consigliere Guarducci, perché se lo prova a chiedere a un giovane le dice che proprio a Sesto non c'è proprio niente. Quindi c'è proprio l'esigenza, la necessità di ristrutturare certi edifici che sono, diciamo così, al momento vuoti, vuoti urbani, sono edifici inutilizzati e edifici... Scusate se c'è un po' di silenzio, forse vado avanti. Appunto, edifici vuoti, inutilizzati e quelli sì in degrado, che potrebbero anche, diciamo così, peggiorare nella loro staticità e nel loro appunto degrado. Le linee programmatiche del sindaco, del suo programma, sì, sono condivisibili, ma sono appunto delle linee di programma. E si sente appunto l'esigenza di andare un pochettino più sul concreto, cioè di avere una progettazione degli interventi da fare. Per questo che, guardando un po' le due mozioni, una mi sembra un pochettino più puntuale, quella appunto proposta dal consigliere Zambini, mentre l'altra mi sembra una mozione sempre molto generica. Questo non si dà una scadenza temporale, non si parla appunto di continuare un lavoro intrapreso, sì, con l'università e con la soprintendenza per quanto riguarda la questione, diciamo così, del percorso archeologico dello Zambra, ma, diciamo così, caliamola all'interno appunto di Palazzo Pretorio e cerchiamo di capire che cosa ci vogliamo fare appunto lì dentro. È vero che il costo sarà oneroso, il sindaco ha parlato di questi 4 milioni di valutazione e vorrei capire anche se c'è stata una valutazione effettiva da parte di chi l'ha fatta lei. No, come senti? Quindi c'è una valutazione effettiva di 4 milioni di euro, questo le sto chiedendo. Vabbè, comunque per il 2018 ci sono come in programma i 560.000 euro per l'anno 2018 per la progettazione del restauro, perché è chiaro che quel palazzo ha anche necessità appunto di restauri perché ci piove dentro, quindi più passa il tempo e più la valutazione, diciamo, del costo per gli interventi aumenta. Sesto, secondo me, appunto, ha bisogno di riprendere in mano un po' il centro. Diceva prima il consigliere Quercioli che a Firenze c'è stato lo svuotamento appunto del centro e Firenze è stata rimessa in pasto a questo turismo mordi e fuggi, tanto è vero che vorrebbero anche costruire l'aeroporto per poterci portare ancora più di turisti e si è spopolata la città di Firenze andando appunto verso una periferia. Il centro di Sesto invece su questo manca, diciamo, bisognerebbe rivalutare diciamo così, le strutture culturali ed inserirle all'interno di un percorso culturale,
sto pensando appunto agli Etruschi, a quegli oggetti che sono stati ritrovati e che adesso sono anche dispersi in più posti, che potrebbero trovare un'ubicazione proprio a Palazzo Pretorio, per esempio. Così come accennava il consigliere Zambini, di riportare anche una funzione della biblioteca, che a mio giudizio, appunto, una volta che è stata trasportata a Doccia, diciamo così, si è sentita la necessità, si sente, diciamo così, da parte dei cittadini di un punto di servizio della biblioteca all'interno, diciamo, del centro di Sesto, perché ahimè a Doccia non ci sono autobus che ci arrivano in maniera frequente, quindi una parte della popolazione che non sia dotata di mezzi propri a Doccia non ci arriva a Guarducci. Basta chiedere a qualche anziano, di ragazzi col motorino, di ragazzi col motorino. Per favore, non facciamo il ping pong. Prosegua. Quindi io non lo vedrei male un punto nel centro di Sesto, non lo vedrei male, e glielo dico da bibliotecaria. Niente, quindi dicevo che Sesto dovrebbe riappropriarsi del suo centro culturale per poterlo fruire da parte dei cittadini, ma potrebbe essere anche un'apertura verso un turismo di qualità. Quel turismo che appunto a Firenze ormai non c'è più, perché è un turismo mordi e fuggi, e invece a Sesto, che è raggiungibile con il treno in 10 minuti, potrebbe arrivare un turismo che è interessato a che cosa? Alle porcellane del museo Ginori, che fortunatamente è stato appunto riacquistato dallo Stato, un turista che è fortemente interessato a visitare i nostri centri, le nostre tombe etrusche, e quindi magari far nascere nel Palazzo Pretorio un centro espositivo di questa cultura di cui noi se stessi possiamo essere fieri, ma che al momento non valorizziamo a sufficienza. Quindi questo, noi sentiamo l'esigenza di un assessorato alla cultura a Sesto, che francamente non si vede. E ci fa piacere che sia stato appunto nominato Montanari, perché è una persona di grande, diciamo così, cultura, le cui idee sono condivisibilissime, ma vorremmo che la sua, diciamo così, voce fosse portata anche a Sesto. L'ascolteremo molto molto volentieri. Grazie. Che dire, anche io sono del parere, come il consigliere, diciamo, Cavallo, che un'opera d'arte si fa male in qualche modo a giudicare, perché appunto i canoni, soprattutto dell'arte contemporanea, non sono quelli ovviamente dell'arte classica, no? Del bello in senso stretto, quindi si fa fatica a dire che l'opera del Poggiali, perché cioè, oggi deve essere spostata da un'altra parte, ecco. Concordo con la consigliera Tauriello nel dire che la nostra città, che per tradizione, per storia, è in qualche modo legata alla ceramica con la Richard Ginori, non abbia però nessun elemento che in qualche modo possa identificarla con questa tradizione. Anche se, secondo me, un solo elemento, come può essere un'opera al centro di una rotatoria, diciamo vuol dire il giusto. Mi spiego meglio. La nostra città fa parte delle cosiddette città della ceramica, e come ricordava la consigliera, forse anche quest'anno è stato di nuovo ripristinato, diciamo, sottoscritta questa adesione, perché questa adesione ovviamente anche a noi costa in qualche modo, c'è una quota, e non sappiamo, diciamo così, secondo me, sfruttarla fino in fondo. Perché questa comunità di città della ceramica, attraverso questa associazione, nelle varie altre realtà, nelle altre città, negli altri comuni, garantisce, diciamo, una vitalità, un coinvolgimento dei cittadini, un coinvolgimento dell'amministrazione nel rendere viva quella attività
di artigianato, quella, diciamo così, quelle esperienze legate appunto ad artisti, riproponendo sul territorio in varie occasioni fiere, mercati, allestimenti di artisti che arrivano anche da varie parti del territorio nazionale e internazionale. Faccio l'esempio di Faenza, che forse altre volte ho citato, Montelupo, tante altre realtà. Qui a Sesto questa fertilità, questa vivacità manca. Quindi secondo me bisognerebbe puntare a quello. Abbiamo un istituto di, che adesso è un liceo di storia artistico, che diciamo così non viene ben valorizzato. Questa associazione della città della ceramica mettono il loro sostegno nella promozione. Per esempio, a luglio ci sono stati 3 giorni di questa delle città della ceramica, dove tutte hanno, diciamo, fatto degli eventi, e la promozione era garantita da questo centro, che garantiva appunto i manifesti, garantiva i volantini, cioè venivano sovvenzionati, pagati e distribuiti da loro se il comune partecipava a quell'evento. Adesso mi scordo un attimo come si chiama quei 3 giorni. Quindi noi, io dico, lo dico anche all'assessore Becattini, che sa un po' la mia sensibilità su questo settore artistico, diciamo così, bisogna sfruttare questa cosa, questa occasione di essere noi all'interno della città della ceramica e promuovere. Ci sono sul nostro territorio degli artisti che sono già vecchi, che hanno più di 80 anni, che potrebbero dare la loro testimonianza. Perché non fare un progetto, per esempio, di intervista a queste persone per poter avere un repertorio della loro testimonianza? E così mi viene in mente questa cosa qua, ma ce ne potrebbero essere tante. Quindi si ritorna sempre lì, si ritorna alla cultura, e si ritorna alla valorizzazione del nostro territorio, della nostra cultura. E francamente anche sotto questo aspetto, l'aspetto appunto della ceramica, manca. A maggior ragione oggi che siamo qui riuniti, che sappiamo appunto che il Museo della Ginori avrà un futuro. Fino adesso non si sapeva, diciamo, e possiamo, diciamo così, augurarci che possa essere intrapresa anche lì un'operazione di non solo di restauro e di apertura, ma di vivacizzazione di quel contesto, di quelle opere che sono all'interno. Questo è un po' le mie considerazioni a caldo, diciamo, su questa mozione, e adesso ci riserviamo un attimo di capire che posizione prendere. Grazie. Grazie.